La scelta di Giorgio Napolitano di indicare Mario Monti come possibile prossimo Presidente del Consiglio sembra, anche stando alle parole che Napolitano ha detto in questi giorni, rappresentare il tentativo di creare in Parlamento una maggioranza ampia che coinvolga quantomeno i due principali partiti, il PDL e il PD, in nome della salvezza nazionale, in nome di una risposta all'emergenza finanziaria che è gravissima. Anche stamattina lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiano e quelli italiani e quelli tedeschi è alle stelle. È molto difficile che questo tentativo vada in porto, perché è molto difficile immaginare che Berlusconi e Bersani riescano a trovare il modo, il linguaggio per convincere i propri elettori della bontà di un simile apparentamento. La sensazione però è che qualora si arrivasse comunque alla decisione di sciogliere le Camere, cosa che sarebbe probabilmente anche un segnale di chiarezza ai mercati finanziari, questo avverrebbe dopo la nomina comunque di un nuovo governo guidato da Mario Monti, che sarebbe quindi in grado di gestire l'emergenza, sia pure a camere sciolte, in modo sicuramente più efficace di quanto non potrebbe fare Berlusconi. È molto difficile in questo momento fare dei pronostici sulle misure di emergenza che prenderà Mario Monti. C'è un problema: Mario Monti ha un'immagine controversa, è sicuramente una persona molto stimata che ha dato prova in passato di grande equilibrio e che quando è stato commissario antitrust dell'Unione Europea si è battuto senza nessuna timidezza contro la Microsoft di Bill Gates e contro la General Electric, la più grande azienda del mondo. È anche vero che Mario Monti è un liberista che partecipa a tutti i club noti come idoli negativi della sinistra, dal gruppo Bilderberg all'Aspen Institute, la Trilateral e via elencando, ed è anche stato un consulente della vituperata Goldman Sachs. Quindi è difficile immaginare che lui possa imporre delle misure economiche schiettamente antipopolari, colpire le pensioni, colpire i dipendenti pubblici, aumentare l'IVA e comunque far pagare i soliti noti, perché sarebbe complicato immaginare uno scenario possibile di rivolte di piazza. Se Mario Monti non riuscisse a fare delle misure equilibrate, eque, che raccolgano comunque un consenso ampio, soprattutto dei ceti meno ricchi del paese, l'Italia tenderebbe a somigliare alla Grecia, arriveremmo sicuramente ai moti di piazza. Questa è una cosa che comunque non si può permettere Mario Monti, non se lo può permettere l'Italia. Lo scenario che Napolitano ha prefigurato in queste ultime ore è uno scenario che tutto sommato garantisce la possibilità di dare comunque dei segnali positivi ai mercati. Se si costituisce, viene formato e nominato un nuovo governo, questo è comunque un fatto positivo, anche se non si fa un accordo politico in Parlamento e Napolitano quindi dovesse comunque sciogliere le Camere. Andremo alle elezioni probabilmente a gennaio, ma questa fase, diciamo, di campagna elettorale, di sospensione politica, sarebbe comunque gestita da un governo in carica che ha tutte le possibilità comunque
di prendere tutte le misure di emergenza, le cose necessarie per fronteggiare la crisi finanziaria. Sicuramente Di Pietro e la Lega hanno assunto una posizione chiara su questo, non intendono sacrificare niente della loro immagine elettorale, dei loro consensi, in cui il paese effettivamente si trova. Per quanto riguarda il PDL e il PD, diciamo, hanno più difficoltà a essere così schietti, però la sensazione è che complessivamente in tutta la classe politica italiana fatichi ad affermarsi il senso della gravità della situazione in cui si trova il paese. L'impressione è che ancora con lo spread a 570 punti i politici italiani continuino a fare dei calcoli di breve periodo sul loro interesse particolare, anche se l'impressione è che, vista l'evoluzione delle ultime settimane, magari bisognerà avere la pazienza di vedere lo spread salire sopra quota 600 o 700 e forse allora tutti lo capiranno qual è la situazione.